Ora finire. Ciao, mi sentite? Ci siete? Ciao! Scrivetemi, scrivetemi! Fatemi sentire se ci siete! Ci siete? Ecco qua, sono qua. Ah, già ci siete in 200.000! Eccovi! Maria Rosaria, ciao! Fantasia di me, ciao! Ciao Fabiola, ciao Maria Luisa, Maria, ma tutte col Maria, Veronique, Sara, Sofia, Desiree, grazie Sara, Mariel, ciao a tutti, un attimino che mi metto in pari con la chat, Asia, ciao a tutti ragazzi, come state? Ma quanti siete? Già siete 250 milioni. Aspettate, devo scendere in fondo. Ciao Sofia. Allora. Ok. Tutti devi mettere dei fattori. Ciao, ciao. Ciao, siete Ciao velocissimi. Elides. Andate velocissimi, non riesco a vedere i nomi. Ciao Mi Chiara, saluti, ciao ciao, Ale, ciao, ciao. Davide, Ci sono Giulia, anche quelli non Gri, del Lenia. corpo. Ciao a tutti, benvenuti sulla prima live di Arte per te, ragazzi, la prima live di Arte per te. Che emozione! Ci è voluto un po' e per prima cosa devo ringraziare gli artefici di tutto questo, che sono stati Mauro e Antonio, che ci hanno spiegato come andare online. Quindi grazie ragazzi di Winston 50, di 55 Winston 55, grazie di cuore. Vi dobbiamo tre granite e grazie a loro che ci hanno spiegato, eccoci qua. Come Come va? Come si vede? si vede, ragazzi? Preferite qui o su YouTube? Siamo già su YouTube. Sofia Joel, certo che ti saluto. Ciao, come si vede meglio, su Facebook o su YouTube? Ditemi, ditemi. Ciao Ile, ciao. Benissimo, siete in tantissimi. Adesso prendi i vostri disegni, però, perché sennò Domani ci sarà un altro video. domani il nuovo video di Arte per te. Allora, si vede sfocato, però la linea non cade, ragazzi. Dobbiamo scegliere. O mi vedete così un po' con i filtri, oppure mi vedete a pezzi. Mo' saluti, Diletta. Ti saluto, ciao Simona, io allora andate talmente veloci che vi vedo a sprazzi, non ho idea di quanti siate, siete veramente tantissimi, quindi grazie per essere qui stasera. Che emozione, Leonora, ciao! Artissima Arte dice che non ci vede benissimo, Giusy dice che così va bene, Diletta, Guido, Roberta, Claudia, Sabrina, Dal ciao Messico, a dal tutti dal Brasile. Messico, fantastico! Gheorghe, ciao! Penso si legga Gheorghe. Sul cellulare tutto ok? Perfetto, un grande bacio. Allora, su YouTube bene, perfetto. Elma, ciao! Gheorghe, ciao, ti ho salutato. Giorgi, che nomi, avete dei nomi fantastici. Allora, sono Pigia. Ciao Pigia, si legge Pigia? Non lo so. Italia, ciao! Tu non vedi bene e non so come No, io aiutarti. vi vedo bene. Ah, tu ci vedi bene. No, io, ah no, io vi vedo bene. Grazie Dalla Filomena. Mi Francia, salutami, cuoricini. saluti, sì, fantastico. Un bacio a tutti, vi saluto tutti e vi abbraccio tutti fortissimamente. Ciao Alessia dalla Germania, ciao l'altra Alessia. Ciao Roberta, ciao Mani, Fabio. Elena, Luna, Maria, Maddalena, Revi, sono K2000, ciao! È una cara amica lei. Poi, Veronique, dall'America, sì, da tutte le parti, ragazzi, siete da tutte le parti e la cosa mi inorgoglisce. Fabiola, ciao!
Bella idea il corso dal vivo. Allora, innanzitutto vorrei dirvi che dall'anno prossimo il corso sarà sia come lo conoscete sempre, quindi con i disegni corretti su YouTube, e poi ci vedremo qui, sia con i disegni corretti su Facebook, e poi ci rivediamo anche su YouTube. Ciao Gaetana! Allora, siccome io parlo, tu leggi i commenti, ogni tanto quando c'è un mi saluti, appari e li saluti, va bene? Mi salutate? Vabbè. Allora, e quindi Artissima, da saluta. Fiumicino. Ciao Artissima! Allora, quindi l'anno prossimo saremo sempre qui il giovedì sera su YouTube, Simona. Ciao Simona, a parlare di arte in maniera live, in modo da coinvolgere anche tutti coloro che non hanno Facebook. Certo, non potranno essere coinvolti in maniera attiva, ciao Carola, ma nel senso che non potranno postare i disegni, ma comunque potranno vedere il procedere del corso, capiranno se spiegherò qualche cosa di teorico, ci saranno anche loro. Ciao! Claudia saresti, no? Immagino di sì. Allora, ciao Ilaria, ciao a tutti. Facciamo così, ragazzi. Occupiamoci prima del corso di disegno, quindi ciao Lucia, ciao Sofì, ciao Lucia! Occupiamoci prima del corso di disegno, correggo i disegni dei partecipanti alla mostra, dopodiché stiamo qui e chiacchieriamo un po'. Vi potete fare domande, potete chiedermi quello che volete, sia di arte che non. Qui i commenti scorrono velocissimi, quindi è difficile acciuffarvi. E allora, ci sono, io non so come funzioni, per me è la prima volta che vedo, visto che c'è Fabiola, sì, certo, ho visto che c'è, ci sono due tipi di chat che non so cosa siano, la chat, la super chat, quindi io non so dove sto andando, se sto andando in chat, in super chat, in satellite chat, ditemelo voi perché io sono proprio spratica, Lucia ti sta salutando. Ragazzi, adesso non posso, ciao Sergio, allora adesso non posso salutare, dalle Filippine Mariel, fantastico, sto venendo a trovarti, allora, ciao Martina, da questo momento non saluto più nessuno fino a quando non finisco il corso di disegno, quindi un attimo di tempo ragazzi, fatemi correggere i compiti, dopodiché rimango con quelli che vogliono chattare, parlare, chiedermi qualunque cosa, e sono qua per voi, con enorme piacere, e stasera ragazzi siete talmente tanti che sono emozionatissimi. Comincio col disegno di Vanessa Cutrona, i disegni li trovate su Facebook, andate su post nella colonnina di sinistra, cliccate su post delle persone che visitano la pagina e lì trovate tutti i disegni condivisi dai partecipanti alla mostra, da alcuni dei partecipanti alla mostra, quindi quelli che vogliono essere corretti. Comincio con Vanessa Cutrona che ha le mani incrociate. Devo dire che è molto bello il chiaroscuro, molto fotografico e drammatico, mi piace molto. L'unica cosa che intensificherei meglio il chiaroscuro nell'intreccio della mano che viene da sinistra guardando il foglio, quindi il dito indice lo farei leggermente più sfumato, è troppo bianco, quindi non riesco a capirne bene le anatomie. Vado con Alessio Mandini, lo so, sono in ritardo, non importa Alessiuccio, perché è fantastico, sei andato benissimo, le tue pere sono vive, e quindi complimenti Alessio. Annalisa Taranto, mi va bene questo disegno, però devi accentuare tutti i neri, è tutto troppo chiaro. Adesso, senza paura e soprattutto senza rovinare il disegno, parti dalla linea che hai dato e piano piano sfumala verso l'interno in modo che tu possa fare degradare il chiaroscuro dallo scuro al chiaro. Quindi buon lavoro, è un lavoro molto certosino, aiutati con gli sfumini, ma sei andata molto bene. Paola Rota, l'ho visto Paola, è molto bello, non lo toccare più perché le matite acquarellabili sono molto insidiose, sai cosa dovresti fare a secco? Dare qualche colpo di certificazione a qualche foglia, vedete, qualche contorno, perché sono tutte un po'
sfumate insieme, quindi con i Terra di Siena, con i Verdi, certe volte rientra e dai ciao dall'Olanda coi tulipani, mi commuovete, e rientra, i tulipani sono i miei fiori preferiti, nonché il mio bouquet di nozze, e quindi ridefinisci qualche particolare in questa bella acquarellatura. Valeria, ciao a tutte, volevo chiedervi se riuscite a mettere la cornice di museum. Allora, Valeria, qualunque cornice bianca va bene, non ti stare a dannare l'anima, l'importante è che sia bianca. Vincenza Dolce, ottimo, puoi fermarti, hai fatto un ottimo lavoro. Rosa Maria Potropapa, allora Rosa Maria, l'ho visto di pomeriggio, il tuo disegno è bellissimo, devi sistemare solo la bocca. La bocca è leggermente storta e neanche tutta, soltanto il labbro inferiore. Riportalo più al centro allargando la parte di destra, quella che sta nella destra del foglio. Per il resto puoi ritenerti soddisfatta, ottimo lavoro. Anna Brizzolara, i fichi, work in progress bellissimo, mi raccomando attenzione a dentro i semini che abbiamo mangiato stasera, fichi. Caro Gabri? Sì. Se controlliamo bene i semini, ecco. Tra i denti. Allora, aprire uno. Stai andando benissimo, è molto molto bello, complimenti. Anna Moccia, Anna, ho visto il tuo disegno, benissimo, complimenti Anna, va benissimo. Daniela Teruzzi, ecco il mio disegno, come ti sembra, cosa posso fare per migliorarlo? Metterei qualche nero appena accennato nelle foglie, penso non apparire perché mi fai cercare, va bene, lascialo stare. Metterei qualche nero, qualche tocco di nero all'interno delle foglie della Puncezia, basta, non lo toccherei più. È abbastanza vibrante, va bene. Poi, non so se queste matite sono acquerellate, ma no, lascialo così, è bello. Solamente qualche sfumatura di nero, per esempio dove le foglie sono l'una sopra le altre, dai il chiaroscuro, ok? Sì, la farò un'altra ricetta di pasta modellabile. Allora, Lorena Bonazza, anche la tua tartaruga è una bonazza, è bellissima. Scusa la battuta, veramente infelice. Ma la stai facendo molto bene, mi piace molto il dettaglio del colore. Ciao Simon! E poi, no, non saluto più nessuno. Ma poi, ciao, saluto io. Ti saluto dopo il corso di disegno. Martina Mary, complimenti. Solo questo ti posso dire, Martina, complimenti. Molto, molto bello. Ludovica, ancora i premi non li ho spediti, abbi pazienza che adesso facciamo un'unica infornata. Io ho mandato un messaggio, tanto non lo sapevo se riuscivo a collegarmi, così ho scritto, grazie se hai tempo di rispondere. Concetta, ti rispondo dopo che finiamo la diretta. Ludovica, allora, rifatto il disegno, non è ancora finito, si capisce benissimo. Stasera potrò esserci alla correzione, oggi festeggio il mio 8° anno di matrimonio. Congratulazioni Ludovica, l'impostazione è buona, alleggerisci le linee di contorno e farle rientrare nel chiaroscuro. L'impostazione è buona. Allora, Giovanna Saviano. Giovanna, le mani sono vere. È una cosa, vero? L'intreccio è pazzesco, complimenti. Lo sfondo lascialo così perché le mani sono grandi protagoniste, quindi lo sfondo passa assolutamente in secondo piano. Benissimo, Rita, benissimo. Molto meglio della scorsa volta. Va bene, sul disegno e sull'impaginazione. Allora, l'impaginazione non deve essere questa, l'impaginazione devi lasciare tutto il foglio, cioè devi capirsi che quegli occhi, quel naso e quella bocca escono da un foglio da disegno e poi contorna una più grande porzione quindi di foglio da disegno con un passepartout sul quale scriverai chi sei, ok? Quindi sul passepartout va messa la vostra firma. Natalina, ciao! Hai fatto bene che partecipi alla mostra. Che dire, può non andare il disegno di Putino? È meraviglioso, che dolce! Quello è mio figlietto. Poi te lo faccio vedere. Brava Natalina, va benissimo. Alessandra Corvaia, ciao Ombretta. Sono il disegno, spero non ho capito male. Metto tra i commenti anche l'originale. Allora, io questo disegno me lo ricordo molto bene, mancano i neri.
devi, Alessandra, metti qualche nero, perché anche nell'incarnato, l'incarnato è fatto di blu, di neri, qui è fatto soltanto toni caldi, devi aggiungere qualche tono freddo per ristabilire l'equilibrio dell'incarnato. E poi, vabbè, Lucia, che ti devo dire? Lucia, che ti devo dire? 5 anni insieme, festeggiamo alla grande, bravissima, bravissima tesoro, veramente hai fatto grandi, grandi, no progressi, qua si parla di evoluzioni, voli pindarici, impressionante, complimenti. Tina, come sei sul tram? Scendi dal tram e corri a casa. Che ci fai sul tram? Sei stato al lavoro fino a tardi. Che brutto vizio questo di lavorare che abbiamo. Allora, Patrizia Savioli. Ciao per la perlina. Niente, Natalina, che grazie. Grazie a te. Patrizia Savioli, questa è la mia correzione. Molto meglio. Va bene. Ok, brava. Lizzy Preg. Scusami, ho avuto problemi con l'invio. Ecco, questo è il mio primo, da scurire zona collo, a sinistra quello corretto, a destra l'originale. Va bene quello corretto. Brava Lizzy, mi hai capita perfettamente. Che c'è in sino? Natalina, la signora che era... dove eravamo? A Bologna? Sì, a Bologna. Lizzy, ciao Bretta, ecco il mio amorino corretto, lo dovevo scurire nella zona del collo. Ti posso chiedere se dai un occhio? Enzo? Vedi che Enzo si affaccia anche a questo per piacere, passelli su carta. È bellissimo, però quello di prima mi piace di più. Sai perché? Perché questo è tutto troppo soffice. Adesso, anche con i pastelli, puoi dare dei tocchi più netti per definire il piumaggio bagnato dell'uccellino. Quindi qualche tocco nitido, specie coi bianchi, specie coi gialli, dallo, perché dà quell'idea di intriso. Avanti. Poi, prima volta che ti seguo la diretta, come si fa a vedere i lavori degli altri utenti? Vai su Facebook, post, quindi vai su Facebook, colonnina di sinistra, clicca su post, quindi su post delle persone che visitano la pagina. Anna Maria Tonin. Ti posto il mio disegno anche se non è decisamente venuto bene, perciò non sono convinta. No, aspetta Anna Maria. Allora, alla mostra si partecipa, punto. Il disegno lo si fa venire bene. E ora ti dico come fare. Su questo prendi i pastelli e comincia a... lo banni questo? Adesso facci dall'altro canale, aspetta. Aspettate che dobbiamo eliminare qualche elemento di disturbo, ragazzi. Allora, ok? Perfetto. Allora, su... c'era un ragazzo che si divertiva a scrivere bassette. Allora, su questo, adesso vai su coi pastelli, sto parlando del disegno di Anna Maria Tonin. Ok. Cosa ha già fatto? Bloccato, ragazzi, arrivano, in diretta arrivano, c'è anche questo, abituatevi anche a questo, so che su Arte per Te non siete abituati a esperienze del quarto tipo, ma ci sono, noi vi proteggiamo il più possibile stoppandoli subito quando capitano sotto i video, ma in diretta dateci il tempo per beccarli ed eliminarli. Allora, Anna Maria, quindi prendi i pastelli, sfumali, prendi dei colori vividi e dai degli aloni sopra ogni cespuglio, in modo da rendere più soave, no? E meno definita il cespuglio di, come si chiama? Di lavande. Basta, prendi un bel violetto e vai. E quel disegno vedrai che prenderà vita. Vai serena. Una mostra non è una gara, una mostra non è un confronto tra artisti. Non pensiate mai questo, ognuno di voi ha la propria individualità e la propria mano, quindi ragazzi state tranquilli, una mostra è un elogio del proprio lavoro, un mettere a disposizione degli altri la propria esperienza pittorica, quindi è un condividere, non è un concorrere, ok? Quelli sono i concorsi, sono altra cosa. Giuseppe Ormina. Ciao Annie! Va bene Annie, grazie, alla fine lo mando, lo guardo. Allora, Giusita Ormina, ok,
Non intensificare più niente, va benissimo. Non lo lasciare al sole. No, non lo lasciare al sole che si scioglie. Roberta Bortolomucci, ciao, ho pensato di utilizzare questo per la mostra, non avevo finito in tempo, va bene, guardo direttamente il disegno. Comunque Smeralda. Smeralda, ciao, bellissimo, bellissimo, un ottimo, ottimo lavoro. Dopodiché incornicialo e mettilo in camera, perché è bellissimo. Bianca, ciao tesoro. Valeria Ramundo. Ok Valeria, complimenti. Complimenti, direi che ci siamo. Alla fine Valeria è sbocciata. Cioè no, è sbocciata durante, ma alla fine è fantastico. Complimenti Valeria, sono veramente orgogliosa di voi. Complimenti. Poi... Grazie Giulia. Allora, Maria La Banca. Buongiorno, sono ammattita per fare la cornice e la scritta. Vabbè, lo so, poi alla fine è la parte più difficile, quella digitale per noi artisti. Bellissimo! Complimenti Maria, però il tuo disegno lo meritava una cornice. Ciao Marica! Allora, Eleonora, non so se sarà riuscito ad esserci, va bene. Risultato, a parte le ombreggiature sulla pancia. Ok, Mauro Antonio. Ciao! Grazie ragazzi di 55, Winston 55 e Mauro lui. Mauro. Ciao Mauro e grazie a lui che siamo su YouTube live streaming, ragazzi, perché lui si è messo passo passo a mandarmi gli screenshot di tutti i passaggi, tipo bambina ritardata, ciao a tutti, eccomi, proprio senza pietà. Noi abbiamo già mangiato, sì Patrizia, non vedi che siamo pieni di energia. Saluta Andrea, saluta ciao ragazzi. Marte. Ma come ti chiami Artisti? Ora vi saluto tutti, fatemi dare i suggerimenti, sì Crystal, un bacio, fatemi dare tutti i suggerimenti ragazzi e dopo parliamo. Allora, Eleonora Kyle, va bene, lo sfondo però, un bello sfondo, va benissimo, mi piace molto, i neri sulla panzetta, ricordateli. Agnes, che bella bocca che hai fatto Agnes, mi piace tantissimo, la bocca prende il sopravvento sulla rosa. Che è successo, Carmine? Perché Antonio Mauro viene col suo account quando commenta i miei video. Carmine, so che è successo? È educazione a rispondere, ti lascio la tua diretta, comunque complimenti per la diretta, buonasera. Carmine, io non so cosa è successo, qua siete 250, ti sto leggendo solo perché scritti in grassetto. Carmine, dai, non te ne e andare. Già scrivi. Sei passato, nel senso scrivi. Che non ti vedo più, quindi non capisco cosa è successo. Mi dispiace se ti ho offeso, non è mia intenzione ragazzi, non è mia intenzione, non è che non vi rispondo per maleducazione, non vi rispondo perché non vi vedo, perché sto guardando i compiti. Postali sulla pagina di Arte per te, Gloria. Ciao Chiara. Allora, ritorno ai compiti. Non vi offendete se non vi rispondo in questo momento. Sto guardando i vostri compiti. Allora, Agnes, compatta meglio il colore della rosa. La rosa è fresca e riprende i toni della bocca. Penso che sia, non penso, è proprio il protagonista, no? Una bocca di rosa è questa foto, quindi devi dare lo stesso tono pescato anche ai petali della rosa in maniera soffusa e senza caricare troppo il colore. Ciao Concetta. Concetta è una bellissima esperienza. Brusilla, grazie. Che dice Concetta, aspettate ancora, non sei stata capace di riparare al grande guaio. Ma quale grande guaio? Concetta, tu sei bravissima. Non vi caricate di ansia. Adriana, ancora il tuo non l'ho visto. Sono arrivata ad Agnes, sto scorrendoli. Allora, no, sarai l'ultima Adriana se l'hai postato ieri. Stai ferma là. Agnes, invece questo è troppo pesca, ma mi va bene. Scaricalo soltanto leggermente con la gomma pane e lascialo così. Va benissimo. Ciao ciao. Allora, ciao 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 ciao. Giulia Chinaglia. Ho corretto il braccio sinistro come ti va molto meglio. Bravissima Giulia, complimenti. Complimenti. Togli il bordo nero perché fa molto lutto. Solo il bianco nel passepartout, ragazzi. Solo vita. Il bianco, sì. Buongiorno Ombretta, questo è il mio compito. Ciao Giuseppe. Giuseppe, il compito va bene. Intensifica ancora il rosa e mettici dentro i fiori un po' ancora di nero, ma il passepartout così non va bene. Conformati a tutti, così è molto... per farmelo vedere adesso, ok?
Ma poi... Ciao Virginia. Cos'è? Annalisa Taranto, ciao, volevo fare sapere che il disegno va puntato solo insieme alla foto, sarebbe importante, grazie. No, scusa, non ti ho risposto, non ti avevo visto, va postato insieme, ma tu me lo ricordo bene, quindi amore psiche lo conosco a memoria, stai serena. Allora, ciao, ti va bene, Annalisa, quante volte me l'hai scritto, scusa se non ti ho risposto. Allora, Cinzia Zambrolin, ciao Ombretta, questo è il mio lavoro per la mostra di fine anno, ho cominciato letteralmente da zero a febbraio, prima dei tuoi video su YouTube e poi seguendoti su Facebook, e io sono contenta perché il lavoro che hai fatto è strepitoso, bravissima, può andare direttamente in mostra, complimenti. Debora, che bello! Brava Debora, complimenti! Pina! Pina, ci sei anche tu? Evviva! Va bene, devi finirlo, ma ce la farai sicuramente, sta venendo bellissimo. Pina, aspetta un attimo, stai attenta alle architetture. I portoncini devono seguire le linee dritte, cioè sulle architetture, sui particolari, davvero? Sui particolari geometrici, davvero non ho mai seguito una diretta su YouTube. Ciao, ti seguo sempre, ho visto come fai gli slime. Un bacio, ragazzi. Allora, ora tra un po' parliamo. Quindi, Pina, portoncini, allora, su tutto puoi essere... libera nella composizione, sui portoncini devi essere ligia ai particolari geometrici. Per vedere i disegni, lo ricordo a tutti, andate sulla mia pagina Facebook Arte per te, cliccate nella colonnina di sinistra su post, quindi cercate post delle persone che visitano la pagina e lì trovate tutti i disegni. Concetta Palumbo. Concetta Palumbo. Allora, il tuo disegno va bene, Concetta? Va benissimo. Sfuma un po' ancora il cielo, però va bene. È che è tanto, tanto segnato in prossimità del tulipano. Cerca di alleggerirlo. Isabella Macchi. Wow! Wow. Complimenti Isabella, nulla da suggerirti, è finito così, va benissimo. Monica, che hai che sudi? Qua vedo un emotion che suda. Ah, ecco, Monica. Ciao, però ti posto il disegno perché domani non riesco. Attendo le tue... Monica! Allora, va bene. Le anatomie sono a posto. È un viso possibile. Non è esattamente quello della fotocopia, però da quello... hai fatto uscire un nuovo viso, è proprio un'opera tua questa, perché devo dire che è venuta fuori un'altra ragazza. Virginia. Ciao Virginia! Grazie. È più intimo su Facebook. Ah, è più intimo su Facebook, sì, lo so. Però si cade sempre la linea, quindi mi dispiaceva, poi dovete vedere 25 video. Adriana, Gol Piazza, eccomi Adriana. Ok. Testa... Adriana, fai qualche altro ciuffetto nella parte sinistra della testa e arrotondola. La tua è un po' troppo ovale, mentre quella del putto vedi che esce un po' tondeggiante da questo lato. Dopodiché devi semplicemente allargare il lato sinistro della bocca, il lato sinistro della bocca e il torace. L'hai fatto troppo stretto di torace, così a militare non lo prendono. Quindi allargalo leggermente e per il resto va benissimo. Sai cosa? Con lo sfumino poi passa su quei riccioli uno per uno, sulle definizioni, e dagli un tocchetto sfumato e poi è perfetto. Penso forse... Oggi Emma, poco più di che 3enne, ha conosciuto Tito... Ragazzi, Tito vi saluta e sta per tornare, sarà un'estate con Tito questa su Arte per te. Susi, che forte la tua coppa, basta, i disegni sono finiti, sono tutta vostra. Un saluto da Parigi, ciao. Allora, ma scusa, ma come hai fatto a scrivere per sbaglio Filippine invece volevi scrivere Trento? Vabbè, Filippine, Trento, siamo tutti fratelli, ragazzi. Ma siete veramente simpatici. Anche Trento mi piace. Allora, lato sinistro suo, no, lato sinistro guardandolo, io vi parlo sempre di disegni come li guardo, mi trovo con un sacco di polvere di marmo, che ne dice Ombretta di provare una pasta modellabile, va bene, devo trovare io adesso la polvere di marmo o me ne mandi un pacchetto? Allora. Mi saluti Chiara, sempre lei, bimba 5. Ciao Chiara,
Buonanotte, sogni d'oro, ti voglio bene. Ma il tuo post, Annalisa, dov'è? Scrivimelo subito. Su Facebook? Scrivi, scrivi. Dove l'avrà messo il post, Annalisa? Come ti trovo su Facebook? Arte per te. Pennello obliquo su fondo rosso, sempre noi. Ciao, ciao figlio di Perla, Simone sarai, giusto? Filippina, la mando volentieri, perfetto. I segni sono per... No, scherzo, non mi mandare niente. Allora, su Facebook, vado a vedere. Post delle persone che visitano la pagina. Avevo chiuso tutto, Annalisa. Mamma mia, qui sono tutti bravi, io sono una principiante. Qui siamo tutti amanti dell'arte. Eccoti, Mino e Mino mi ha mandato il disegno della vostra, che emozione. Sono contenta che partecipi. Dopo un anno di fermo matite ho deciso di ricominciare. Semplice, si vede in famiglia, sono anch'io. E io ti riconosco, sai, in questo disegno, pulita e fine come sempre. Sta bellissimo, bellissimo. Ci salutano da Varese. Bellissimo, Annie. Sistema un po' meglio il cuscino ed è fantastico. Gina sarà parente di Samantha Fox. Grazie per partecipare anche tu. Grazie, per me lo sai che è un piacere immenso averti con me, perché Annalisa, Mina e Mino e tu è proprio insieme a tante altre, che non faccio la lista perché se me ne dimentico qualcuna, Dio me ne scansi, fanno parte di quelle amiche che dall'inizio di Arte per te mi seguono. Sono Anna Maria Tonini, mi ha detto di usare i pastelli intendi. No, i pastelli sono i pastelli, quelli che ho usato adesso della Maison du Pastello, quelli che vi ho fatto vedere della Ferrario, quelli che molti chiamano i gessetti colorati, ma che non sono gessetti colorati, sono pastelli. I colori pulvirulenti, i pastelli. Allora, dovremmo fare un video sulla differenza dei colori. Perché, allora, c'è differenza tra uno sfumino e un blender? Assolutamente sì. Lo sfumino sfuma quello che c'è in soluzione polvere. Il blender trasforma la parte grassa della materia della vostra matita incerandola. Quindi sono due cose totalmente differenti. Cambia proprio il tono. Io ho una richiesta, ti prego, video di restauro, magari a settembre. Sì, infatti, devo fare dei piattini che mi ha dato un amico, devo fare una tecnica giapponese molto particolare. No. Ragazzi, devo fare un video sulla differenza, su come si chiamano i colori. I pastelli sono soltanto... Dove sono? Non me li prenderesti un pacco di pastelli, vero? Allora, non partecipo, è solo per te, un omaggio... No, partecipa alla mostra, Annalisa! Partecipa alla mostra, ti prego. È il regalo che ti chiedo per me. Allora, ed il brunitoio brunisher è tipo il blender, ma non è esattamente come il blender, perché il brunitoio invece... intensifica all'oscuro i toni, antichizza in qualche maniera, poi ve li faccio vedere all'opera. Allora, piccola lezione, i colori a matita si chiamano colori a matita o matite colorate, non si chiamano pastelli, sono i colori a matita. Poi da Londra, ciao Giorgia. I pastelli, quando si dice dipinto con pastello, sono questi. Vi faccio vedere quelli che possiamo comprare tutti. Questi qua sono i pastelli, questi della Ferrario, e sono ottimi a un prezzo normalissimo. Ecco qui. E sono quelli che sembrano quasi dei gessetti colorati. Non sono dei gessetti colorati, perché il gesso ha al suo interno polvere di gesso e pigmento. Questi invece sono semplicemente pigmenti e mestica, che sono di solito con gli animali, tipo colla di coniglio diluita in una certa maniera. Quindi è la composizione che cambia. Quindi ci sono i gessetti fatti di gesso, i pastelli fatti di pasta, e il pastello è fatto di pasta di pigmento bagnata con acqua e colla. Poi ci sono i colori a cera o pastelli a cera, ma se non c'è mezzo... Ciao Antonella, buonanotte. Sì, aspetta a settembre. Saretta, saluto Saretta. Ciao Saretta.
ma i pastelli deve esserci sempre la definizione a cera per capire che è un pastello diverso da quello che è questo e che è l'unico pastello originale, il più facile tra l'altro da trovare in commercio. Poi ci sono i pastelli ad olio, tutte le altre paste che sono sempre pastelli, grazie Masha, Maisha, Maisha, grazie. Tutti gli altri, ciao artissima arte a non finire, ma come ti chiami? Io ti saluto, però Ma ciao quante volte vuoi essere Felice salutata? Perché ogni saluto è un euro. Arte. Allora, qualche giorno potresti spiegare le differenze tra le varie matite, tipo HB, eccetera? L'ho spiegata, c'è il video nel corso di disegno. Le ho spiegate, dipende dalla durezza, vatti a cercare il video. Allora, quindi, il pastello è quello. Comunque, se andate in qualunque negozio di belle arti, chiedete il pastello, ve lo dicono. Lo richiedo perché stavi parlando, dimmi, Giuliana. No, te l'ho richiesto. Ah, scusa. Perché non mi rispondi mai? Ciao ciao, ti ho risposto prima, ti ho detto ciao 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 ciao, non mi hai Se non dite il sentito. vostro nome. Leila, ciao, buonanotte, sogni d'oro, sogni d'oro. Gli spumini della Dermal mi si sfaldano tantissimo pulendoli con la carta vetrata, credo che farò quello che mi hai detto tu nel tutorial, sì, quello di contro è molto rigido. Grazie mille per avermi salutato, grazie a voi per esserci. Fabio Parisi, che differenza c'è tra la colla di coniglio e la gomma arabica? Sono due cose completamente diverse. La colla di coniglio è una colla, la gomma arabica è un addensante, sono cose diverse. La colla di coniglio tiene insieme degli inerti, l'addensante invece rende denso qualcosa senza mai farlo separare da sé. Mentre la colla, quando passate il gessetto, lascia Ecco, andare. come la con Per lo stesso. intenderci, la gomma arabica si mette negli acquerelli, la colla di coniglio nei pastelli. Ho Brava, sentito brava. che c'è una mostra dove posso trovare tutti i dettagli per poter partecipare. Per partecipare alla mostra devi aver fatto il corso di disegno con noi e per i ragazzi del corso di disegno. Ciao Mara! Il corso di acquerello lo riprendo presto. Adesso che ho finito la scuola sono più libera e quindi. Un saluto da Texas. Oh yeah. Effettivamente, Annalisa, è vero. Come si Questo sta? che dici tu è vero. Lino, come si sta nel Va Texas? bene, lo prendo come Oh omaggio yeah. personale. Va bene, grazie. È vero, sei più giusta di me, è vero. Ciao Alba! Allora, ciao Sara e ciao Valentina. Avete qualche domanda, ragazzi? Qua c'è anche Gabriele. Io sono mancina e quando disegni sbacco tutto. Come posso fare? Bravissima. Disegna con Allora, la destra. quando noi destrorsi disegniamo, cominciamo di solito da sinistra e andiamo verso destra. Tu cominci al contrario, fai prima le parti di sinistra e poi vai verso le parti di destra. Se non riesci, metti un fazzolettino sotto la mano, perché così eviterai di passare tutta la grafite da una parte Ho letto che all'altra. si fa la colla con la birra, è vero? No, 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 la colla con la birra, no. Allora, non si fa, nel senso che anticamente Ciao, Annalisa. i leganti potevano essere tanti, però oggi come oggi la birra non è più quella fatta con i lieviti di una volta, quindi no, lascia perdere. Dovresti fare una birra artigianale che non sprecherei per fare una colla con le tante colle pronte che ci sono. Quando farò l'estrazione del giveaway dei pennelli è già online. Dei pennelli della Nettuno, sì. È già online dietro l'ultimo video, sono L'incorretto sempre in Nettuno, sì. E collo, sono sempre alla fine di ogni video. comunque nel titolo lo trovate. È vero, Mara, è andata proprio avanti la tecnologia, per fortuna che ci siamo tenuti al passo. Noi mancini siamo super, è vero, voi mancini siete super, io sono ambidestra, lo sapete? Ma per disegnare bene, come si fa? Ci si esercita ogni giorno un po'. Ti saluta Mirko, il Ciao! marito di Annalisa. Allora, noi lo salutiamo. Sei Scusami, sono un contento po' che Spalletti ricoccio, se n'è quindi uno andato? spumino può essere usato solo con materiale in polvere, cioè grafite, matite colorate. Il blender solo con matite colorate? Sì, esatto, esattissimo. Giorgia Puccetti, ciao Giorgia. Loredana, ciao Sara. Quello della gomma crepla, sì, là, dietro quello. Saluta Heaven Music Coffee Cristiano, Shop. che significa io sono destra? Destra, destra. Ah, Heaven Music Official. Ciao, mi saluti, ti volevo chiedere se potevi fare un tutorial su come fare un ritratto con acquerello. Robina da niente? Ci armeremo, ci armeremo. Ciao Alessia. No, 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 ho sbagliato dal 2013.
Ah, mi segui dal 2013, pazzesco. Ti hanno mai detto che sei stupenda? Grazie, Saretta. No, non me lo dice mai questo individuo. Sì, potrebbe fare la Non è modella. vero. Grazie, Mara. Giusy, ciao. Felice, ciao. Alessio, gli acquerelli Winsor e Newton vanno bene per iniziare? Sì, gli acquerelli Winsor e Newton sono ottimi anche per andare avanti, non solo per iniziare. Io non ne parlo tanto perché preferisco promuovere marche italiane altrettanto valide, perché sono buoni come molti prodotti italiani di cui ho parlato, quindi io sono molto nazionalista in questo. Se devo spendere soldi, li spendo nel mio paese, però sono ottimi. Saluta Mara ed Elena. Ciao Mara, ciao Elena, mi piace il fimo? Sì, da vedere mi piace, anche da lavorare, ma non ho, siccome non ho mai preso un forno per lavorarlo a parte, non l'ho mai fatto. Sono contenta che tu sia brava, Valentina. Per iniziare, puoi usare il Winsor & Newton, puoi usare dei Ferrario, puoi usare, guarda, per iniziare anche i Giotto puoi usare, poi vedi se ti piace cose mai, e casomai metti altre cose, altra carne sul fuoco. Enzo sta bene, grazie, Vivi, grazie. E complimenti per il canale. Molto Ciao meglio di Giuseppe. Sabrina Ciuffini, molto meglio. Ah. Ah, forse non sa neanche chi Sì, è. no, lo so chi Ah, è. ok, sei un tuttofare. Una tuttofare, ma insomma, ho molte lacune. Ciao Giuseppe, Sei 6 anni io ti che ho fatto seguo dal l'armadio. video dell'armadio blu, quindi dal primo anno di matrimonio. Hai ragione, ero incinta di Enzo quando ho fatto quel video. Ciao Alessia, Oh. avete uno sballo, ragazzi, ma di incredibile proprio, eh. Allora, no, non parlo con voi, parlo con gente che scrive cose assurde. Ma vi rendete conto cos'è diventato? Cioè, c'è gente che in questo momento è dietro la tastiera a scrivere cose. Va bene. L'altro giorno ho fatto un disegno con un unicorno. È il pandacorno! E Pandacorno? so anche di chi è il pandacorno. Di me contro te, li conosci? Di lui e Sofì, a cui mandiamo un bacione, che sono degli youtuber Sì, ti ricordi bravissimi, cilianissimi. l'orsetto di Spugna? Come no? Lo spugnozzo? Spugnozzo, Noi ce l'abbiamo certo. ancora in famiglia lo spugnozzo. Allora, Hai ragione, Frank. non puoi. Ciao Frank, è stato bello. Breve ma intenso, come si suol dire. Allora, gli acquerelli dell'Idol vanno benissimo per iniziare. È vero, ma il matitone lo hai fatto tu, lo ha fatto lui il matitone. Che poi ci fanno anche ridere questi tipi qua che scrivono cose. Allora, Daniela, ciao. Tina, era un tram velocissimo, eh. Dove vivi, Tina? Perché mi sa che vivi al nord, funzionano bene i mezzi. Beh, anche a Palermo c'è il tram. Sì, ma non arriva in Ah, mezz'ora, certo, credo, non a casa. si... Allora, ciao, unicorna. Saluta, Ciao, Maria ciao Rosaria. Giuseppe. Sono felicissima di averti conosciuto. Sei troppo... Concetta, tu sei un'amica, quindi non è che mi hai conosciuto. Sì, come Siamo si fa? amiche. A Come si fare fa? cosa? Cosa? A fare cosa? Ti posso spiegare come si fa cosa? Giuseppe, è stato corretto il posto, no? Il segno di Giuseppe, sì. Sì. Ciao Fantasie dei da... castelli della Crelan della Lidia sono validi per cominciare? Sì. Dov'è Duisburg? Duisburg, Boh. C'è un video di preparazione su porti di legno. Quale legno è consigliabile? Dipende quello che devi fare. Perché ogni. Sì, l'ha fatto lui, Maria Pinto. Perché ogni legno ha una durezza differente e non tutti i supporti la taglio. Castagna. Allora, senti, c'è che gru che voleva sapere come si pulisce la gomma pane la gomma pane, senza rovinarla, mettendola in mano, ma manipolando. manipolandola, manipolandola. Da un po' ti seguo, ammiro molto. Spero che un giorno diventerò brava, anzi bravissima, me lo auguro. Ciao Valentina, Nei mezzi ciao Annalisa. Dov'è? A Roma. I mezzi non funzionano. Vabbè, vabbè, Roma sta patendo in questo periodo purtroppo, anche se io l'ho trovata bellissima quando sono salita. Giuseppe, il tuo disegno com'è andato? Mi fai le domande a trabocchetto? stato Qui bannato, è interrogo stato io. Duisburg, Germania, perfetto, grazie. Allora, chi è che è stato No, bannato? sto scherzando. No, no, è andato bene, Giuseppe. È Ma mi ha andato tolto bene, ma cosa? non me lo ricordo adesso perché è andato bene. Comunque, mi pare di aver. Saluta Martinez.
Chi è? Dov'è? Hola, guapissima. Dov'è? Ah, Maritere. Ciao, Maritere. Ciao. Te quiero mucho. Ciao. Carissimi, grazie un bacione. Sì, vi auguro. Ciao, ciao, Natalina. Ciao. Allora, secondo te un 22 anni potrebbe essere, penso, il primo superiore di liceo artistico? Non ho letto la prima parte del messaggio. Aspetta, aspetta, che mi interessava. Lorenzo, buonasera, sono un tuo iscritto, piuttosto recente. Sono perdutamente innamorato d'arte. Secondo te un 22enne potrebbe essere ammesso al primo superiore del liceo artistico? Sì, all'accademia. Scusa, ma perché dovresti andare al liceo artistico? Perché non ti iscrivi in accademia? A parte il fatto, ricordatevi, se dovete imparare a disegnare, non il liceo artistico, ma l'istituto d'arte. Perché il liceo artistico è un liceo, quindi si fa molta teoria, mentre non ho letto cosa scriveva l'altro, mentre l'istituto d'arte ha molti più laboratori. Per quanto riguarda un 22enne, vai direttamente in accademia se hai già un diploma di scuola media superiore, ma il prossimo anno che viene promosso, ma non è connesso su YouTube, come fa a saperlo? In che senso? Allora, Fabio, lo dirò su Facebook, non è che adesso faccio, cioè andrò dicendolo, di avviso, insomma. Esiste ancora l'istituto d'arte? Sì. Sì, certo. Sì, esiste ancora, esiste, no? Sì, certo. sì. Sono curiosa di sapere, non so poi se nella tua città l'abbiano chiuso, però sì. Saretta, che è successo? No, Saretta è così, è una contestatrice, un baffa ci sta sempre. Allora, ciao. Anche a te, ciao. E anche a Vincenzo, li uniamo tutti in questo coro di Saretta. No, no, amore, non tu, altri Vincenzi. Allora, ragazzi, io sono di Catania, profondo sud. Anzi, come dice un mio caro amico, di Catanga. E sono fiera di esserlo. Grazie a te ho imparato molte cose sul disegno. Disegnare, visto che il liceo artistico faccio poco. Eh sì, perché il liceo, molti non lo sanno, ma il liceo è più teorico. Ciao, a chi devo salutare? Chiara, ciao Maria. Dove devo andare a mettere a letto le bimbe? Ciao. Un bacio a te e alle bimbe dall'Abruzzo. Mara, ciao. Credo che per entrare in accademia bisogna fare un test d'ingresso, non più, l'hanno abolito. Con il liceo artistico entri direttamente, ma sono due titoli di studio diversi. Con l'accademia ti laurei, con il liceo artistico prendi un diploma, prendi una licenza liceale. In caso fai l'istituto d'arte, non il liceo artistico, perché sennò non concludi niente. Ma aspetta che mi sono persa, sono curiosa di sapere come state dopo aver scritto parolacce, ma penso che siano come prima, malissimo. Allora, i disegni per le vacanze? Sì, come sempre, i disegni per le vacanze, lo sapete, Giovanna, non mancano mai, ciao Giovanna. Però sapere quando puoi, vorrei sapere il mio disegno, solo di averti fatto bene. Penso che sia andato bene, mi stai facendo venire i dubbi, però io penso che sia andato molto bene, comunque lo vedi nel video. Se ti rivedi un pochettino il video e vai scorrendolo... Ah, è andato benissimo, è andato benissimo. Bene, bene è andato, Giuseppe, tranquillo. Sennò io quelli che vanno male me li ricordo. Li strappa, li rende più strappa. Quindi è andato bene. Allora... No, io non lo compro da nessun sito, ragazzi. Sarò molto onesta con voi. Oramai io il materiale per le belle arti non lo compro più, perché le aziende me lo mandano abitualmente. Però prima lo compravo di persona perché mi piaceva vedere quello che compravo. Ho comprato sempre molto poco online. Grazie per la blu. Semplice, l'anno prossimo a settembre collegati su Arte per te e vedrai l'avviso dell'inizio del corso. Dopodiché, Erika, potrai partecipare postando i disegni che io assegnerò. Forse faremo un video per spiegarlo. Esatto. Se dovessi avere tu 14 anni, cosa ricominceresti? Allora, quando io avevo 13 anni... Sì, però falla breve. Sì, vai con la colonna sonora dell'antipatico aneddoto. Basta. Quando io avevo... Maria Rosa, poi te lo diciamo! Cosa? Come si fanno le live? È lunga la cosa. È lunghetta, Maria Rosa. Mauro, fai un video su come si fanno le live, che qua lo vogliono sapere in tanti.
Allora, ma Aurora ti rispondo, sì, ci saranno i disegni dai, di veloce, a esposizione. 13 anni che A potevi 13 fare. anni io volevo fare l'istituto d'arte, mi fu proibito da mio padre che mi indirizzò gentilmente e allegramente verso un allegrissimo liceo classico. Sono stata contenta alla fine di aver fatto il liceo classico perché mi ha dato una grande formazione umanistica che mi è molto servita all'università, perché poi quando si fa arte sul serio serve conoscere i greci, serve conoscere i latini, quindi fate scuole che vi diano. Allora, se volete, faccio una premessa, se volete continuare l'università, fate scuole che vi diano una visione più ampia della cultura e poi settorializzatevi all'università. È semplice per sapere se è possibile, visto che sembrerebbe, dovrei iniziare, dimmi per favore se sono vincoli o meno. No, nessun vincolo e soprattutto è a gratis, niente vincoli. Potete partecipare, non partecipare, fare un disegno sì, un disegno no, come Ciao vi Maria va? Rosa. Ciao! Ho imparato molte cose sul disegno, ma perché non Già rimuovo fatto, nel. già fatto. Ah, perché YouTube è così, YouTube rimuove i video nostri dove si fanno i nudi di Renoir, ma non rimuove in automatico le cose degli altri, non Comunque c'è. io appena li vedo li blocco, quindi. No, ma c'è qua Gabriele a guardia. Non vi Va preoccupate, bene. visto che il livello degli altri licei lo reputi molto o più culturale, non ho capito Lorenzo, visto che a livello degli altri licei lo reputo molto più culturale. Ma quale Ah, lì? dici? Dipende, non ti so dire, poi sai, ogni scuola è come viene fatta, anche qualunque scuola è di pari dignità se la si fa alla grande, se la si fa molto bene. Con una maturità più vasta, certo, potresti coglierne molto. Vorrei un consiglio, mio figlio di 10 anni non sa disegnare, ci mette impegno e ci rimane male perché non riesce. Come posso? Allora, c'è un video su YouTube, come avvicinare i piccoli al disegno o all'arte. L'ho spiegato in quel video. Vedrai che con quella tecnica riuscirà senz'altro a non scoraggiarsi. Non lo fare scoraggiare, soprattutto non lo denigrate mai. Queste sono le cose più importanti. Di pantaloni buoni, Come? una marca di pantaloni buoni. Mi Pantoni, potresti no, scusami, di suggerire Pantoni. i Scusami. Copic, i pantaloni buoni, Va perdonate. bene, poi non devi Copic. essere. Come? Roberto, ma secondo te il classico andrebbe bene nel fare l'architetto? Sì, qualsiasi Certo, scuola. classico scientifico più di tutti. Ma Allora, quanti siamo? Tantissimi. Ciao, mi saluti? Ciao, ciao Paride. Paride! Allora, Perla, qualche altra domanda, ragazzi, posso esservi utili? Quanti di voi stanno facendo la maturità? Io ho 10 anni ma non so disegnare. Come faccio? Prendi un foglio, prendi un qualcosa che ti piace da disegnare e comincia. Fai una cosa, prima, la prima volta ricalcalo. E ora qua tutti i professori che mi sentono cadendo dalla sedia. Piano piano impara i vari pezzi come si fanno e dopodiché vai a mano libera e vedrai che, ciao Alfonso, e vedrai che andrà alla grande. Grazie Salutarla. Ornella, non penso di essere la migliore, però mi impegno per essere quella che sono. Grazie comunque. Comunque migliori ce ne sono tanti più di me, sinceramente. Allora, io gli esami di terza media, Ai ai ai, belli! dai. Io me li ricordo con grande piacere i miei. Potresti fare più live? Sì, Certo, cominciamo certo. da oggi e non ci fermiamo più, anche su Due Cuori Una Cappa, vedrete, e Ciao anche su Maria. Ombretta. Io sto salutando sempre con me, va bene, fai bene ad incoraggiarlo. L'anno prossimo il artistico, speriamo vada tutto bene. Andrà alla grande, Daniele, impegnati, andrà alla grande. Ciao Vito, ciao Ciao Maria. Maria Sergi. Sì, Domande? Forza ragazzi. sei la migliore su YouTube. Grazie Evviva! Alessio, grazie. Allora. Io la maturità, mercoledì prossimo la prima prova. Liceo artistico, Hai ciao. studiato col metodo Ombretta? Allora, in Allora, bocca al lupo, eh? all'articolo, all'artistico, cioè. All'artistico, va bene. Bellissimo, anch'io Cioè, l'avrei voluto se fare. puntate avete consigli, se siamo in Grazie. Filippina. Intendevo l'artistico, dovrei iniziare a settembre, ti ho chiesto appunto se vi sono vincoli d'età. No, perché dovrebbero esserci, assolutamente. Sapere che fai anche l'insegnante alle belle arti? Sbaglio, ho insegnato in Accademia di Belle Arti per 10 anni. Ora non insegno più, da quando è nato Enzo ho In lasciato, che troppi giudizio lavori. sei uscita alle medie, te lo ricordi? Con un distinto. Distinto? Sì. Io Io bellissimo. con distinto alle medie. Anche tu? Allora, io ti seguo da molto, mi saluti. Ciao Sofia!
Sì, ma sai l'acquarello bene. Eh sì, va bene. C'è il corso di acquarello, un po' ho cominciato a spiegarlo, ma farlo bene che non sia solamente un'illustrazione è un po' più difficile, ma ce la faremo, ragazzi. Alle medie tecnologie non facevamo qualcosa perché non sapevo farle. E vabbè, fa niente. Ora vedremo, Non lo so, imposteremo tutto non lo quanto e so. vi faremo sapere per i giorni specifici. Sei bravissima TVB, certo, metodo ombretta, so tutto, grazie, benissimo. Grande. Quindi falli neri. Falli neri, Ciao insegnagli un carissimi. po' di storia dell'arte a quei Buonanotte, ciao professori. Eli. Buonanotte Eli, buonanotte Rosa Maria. Cosa insegnavi? Io avevo la cattedra in storia dell'arte moderna, e medievale anche un anno, poi insegnavo storia e metodologia del restauro, iconografia russa e bizantina, ho insegnato modellistica. Cosa ho insegnato poi? Dove tu l'hai detto? Tecniche della doratura, ovviamente, non, perché Vabbè. c'è la fondamentale e poi ci sono le varie complementari. Ho insegnato un bel po' di roba, Insomma. ragazzi. Allora, Domani è inglese, allora. cosa domani in inglese? Gli Ah, esami. in bocca al lupo. Farai altri Grazie, slime Sofia. commestibili? Sì, li proverà mia suocera. Poi, ciao ombretta, hai fatto diventare la tua passione mestiere. Come hai fatto a far diventare la tua passione mestiere? Non ho mollato, non ho Bombi, ma mollato. il 21 dobbiamo postare solo il disegno o anche la foto No, con solo il dentro? disegno Di per chi la è? mostra, Lucia. Allora, bellissima. Ciao, io vado. Ciao, Ciao, unicorna. unicorna. Ma inizia a colorare dal primo. Ma si inizia a colorare dal primo o dal secondo anno? Dipende com'è il primo anno, ogni anno Infatti. cambia. Penso che l'acquarello sia tra le tecniche più difficili. L'acquarello Benissimo. è la tecnica più difficile. Mi piacerebbe fare degli Ne incontri? faccio uno ogni anno, Sofia. Quest'anno, se Dio vuole, saremo a Bari. Arrivo solo ora, spero di Ciao, rivederti. carambolina! Sara, avrai dei giorni specifici per le live? Non Lo lo faremo so. sapere, non lo sappiamo Non so ancora. cosa scegliere, superiore artistico o tecnologico. Cosa mi potresti dire? Non conosco il tecnologico. Quindi scegliere l'artistico, ma non lo conosco, non posso suggerirti. Scegli quello che ti piace di più, non quello più conveniente. Sai anche restaurare i Ma mobili? solo la domanda al Eh sì. quinto anno disegnare senza seguire la No, foto. al quinto anno non si ha per tutti la capacità di disegnare senza seguire la foto. Disegnare senza seguire la foto si arriva intorno al decimo anno di esperienza. Disegnare, cioè avere un concetto in Ciao testa Maria, e ciao, finalmente si trasformarlo, chiama Maria. perché è difficile disegnare senza un esempio, eh? Matematica, mamma mia. Bocca al lupo Molto, per la veramente. matematica, io sarei perduta. Ora Allora, fissa per l'artistico e per l'arte in generale. cos'è la cosa più bella che abbia mai accumulato l'uomo e le persone, soprattutto popoli diversi? L'arte, la musica anche. Io verrò a Bari. Bravo Vito, Sofia, Vorrei un farò un incontro incontro? a Milano di recente. Ah, di recente no, ma ti tornerò a Milano. A Milano è stato fatto il secondo incontro di arte per te. Domani Se esame di dovessi andare matematica. all'artistico, che indirizzo frequenteresti dal terzo anno? C'è il restauro? Perché frequenterei restauro. Bene, beni culturali forse. Beni culturali. Allora, magari Bari, vengo sicuramente. Domani esame di matematica in bocca al lupo. Io faccio il tecnologico, ti avverto che c'è molta matematica. Beh, lo dice la parola stessa. Vieni anche in Alessandria e non esageriamo troppo, troppo. Alessandria è molto Alessandria settoriale. d'Egitto? Magari. È molto settoriale. Io devo scegliere città grandi dove sia facile arrivare. Io a settembre andrò alle medie e farò arte. Speriamo di andare bene. Meglio disegnare dal vivo o partire da Farai una foto? educazione artistica e sarà bellissimo. Meglio disegnare dal vivo o partire da una foto. Meglio disegnare dal vivo con soggetto fisso. Attento alle luci perché cambiano. Invita tutti a mettere like. Siete tutti invitati a mettere like. 3, 2, 1, scolliciate. Disegnatemi un bel pollice in su. Ma perché devo invitare tutti a mettere like? Che succede? Mi danno un premio poi? Allora, Roberta, cosa Aspettiamo. pensi del body painting? Bello, nel senso che è come dire cosa pensi del dipinto. Se fatto bene, è una bella forma d'arte. Che bella notizia, Bari aspettavo. Benissimo. Se decidessi di fare un viaggio, dove vorresti andare? Oddio, in questo momento, ragazzi, ho paura a fare viaggi, mi credete, vero? Ma dicevo a Gabriele la volta scorsa che non la so ancora la data. Che inizi settembre, mi pare, che non vorrei, lo vorrei fare un incontro a Torino. Non vorrei andare in una città, vorrei conoscere il mondo, tipo dei posti naturalistici, foreste, cascate, queste cose così, giungle.
Oh mio Dio, ma io non ho i calzini, Sofia! Allora, mi mangerò i piedi direttamente. Puoi andare all'asilo e magari vieni da me. Perché Non alle all'asilo? medie, benissimo. Ok, e quindi bene ragazzi. Aspetta, cosa ne pensate delle unioni civili? Ok, si può Civilmente ci fare. può unire. Non volevo offendervi, non ci hai offesi, tesoro, stavo scherzando. Ti piace più disegnare, modellare, pittare? La tua tecnica dei colori preferita? Olio. Ti piace di più disegnare, modellare o pittare? Boh, mi piace creare. Più di tutti mi piace creare, quindi non ho una preferenza. Vado a periodi. Il prossimo anno vado alle medie, bene. Sono contenta, Vabbè. tantissima. Aspetta. Quindi per continuare a sviluppare il concetto di disegno si deve continuare a seguire foto reali o anche foto fantasy. Puoi anche comporre tu i tuoi disegni, nel senso che se tu vuoi fare un tuo disegno originale, oramai abbiamo internet, ti componi tu qualcosa in foto o in reale, dopodiché lo trasformi. Quindi non è che devono essere foto di altri per forza, possono essere anche foto tue, originali, elementi che puoi assemblare. Gabriella Sì, Cenato, la mia città ho cenato. d'antonio è sempre Parigi. Allora, buonanotte Asia. Parigi è la città, mi conoscono, Parigi è la città di ombrette, sì, Parigi è la mia città. Ragazzi, che direi che è andata bene questa live. Sì, è stato molto piacevole. Grazie, altro prossimo giovedì live. Aspetta, no, giovedì prossimo no, perché giovedì prossimo non ci sono. Ma il 21, mi raccomando, postate i disegni della mostra su Facebook, avete tutto il giorno per farlo. Quindi andate Pronto, e Dario. postate. Ciao Dario, ciao a tutti, ciao Vita, ciao Vito, ciao Maria Non Scampitella, sappiamo dove vicino sia. Napoli sarà Non lo so, no. Scampitella. Non lo so. Perché deve essere vicino a Napoli? Mi pare. Dai, Napoli, ci siamo stati Aspetti. 2 anni fa. Mentre in passato chiunque poteva apprezzarla. Sull'arte moderna farò un video e sull'arte contemporanea un altro. Allora, ragazzi, ora chiudiamo perché Saluto non. Sergio. Ciao a tutti! Ciao Ciao Sergio, ciao Sergio! Marco. Ciao Sergio, Marco, Vito, Flavia, Lorenzo, Giuliana, Dario, Elena, tutti voi. Maria Rosa, in provincia di Avellino. Hai visto? Giovanna, Brava, sono andata Sari. vicino. Ciro Esposito, Davide, ciao a tutti ragazzi, grazie per esserci stati, grazie per esserci sempre, grazie per volermi bene. Arte per te, ricordatevelo sempre, siete voi. A tal proposito, tra pochissimo, pochissimo, Prochettissimo. pochettissimo, avvierò anche i sondaggi per chiedervi i video che volete prima piuttosto che altri. Ciao Chiara, ciao Pina, e quindi sarò felice. Sì, verremo a Bari, A felice. Bari, a Bari. Sarò felice di rendervi sempre più partecipi e farvi far sempre più parte del canale. Ora, Già visto il Cristo Festival Lago, velato, bellissimo. visto, estasiata, È bellissima visto. Napoli. Vi saluto tutti, vi voglio un gran bene, grazie a tutti per esserci stati, amici vecchi, amici nuovi, grazie veramente, grazie per rendere Ciao Gina, arte salutami Samantha, a per te questo punto. questo posto bello che è. Arte per te è un canale raro, sappiatelo, perché ci sono persone molto, molto, molto per bene e siete voi che lo rendete tale. Grazie a tutti, un bacio enorme, mi voglio bene, verrò, prima o poi verrò. Bacioni, ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie. Ciao.